tutti! Anche oggi parliamo di un personaggio molto importante. Vabbè, ma questo avete capito, avete imparato. Lo dico sempre. Però è vero, parliamo di Napoleone Bonaparte. Allora, innanzitutto dobbiamo inserire il personaggio all'interno del periodo storico in cui, diciamo, si diffonde e agisce. Abbiamo detto che nella metà del Settecento, con la guerra dei sette anni, l'abbiamo detto nelle lezioni precedenti, la prima potenza al mondo diventa l'Inghilterra, a scapito della Francia. Ora, alcuni storici mettono, collocano questo passaggio nel 1763, dopo la vittoria dell'Inghilterra della guerra dei sette anni. Altri invece lo pongono proprio con le guerre napoleoniche, cioè il cambio di leadership non è mai immediato, non è da oggi in poi, è così, prima era la Francia e poi l'Inghilterra, dura parecchi decenni, anche quando ci sarà l'altro cambio di leadership dall'Inghilterra agli Stati Uniti, alcuni lo pongono nella prima guerra mondiale, alcuni lo pongono nella seconda guerra mondiale, è verosimile invece che non è così ferrea la definizione, il cambio, ma è un cambio che dura 2, 3, 4 decenni. E quindi il cambio di leadership che avevamo posizionato nella metà del Settecento, con la guerra dei sette anni, secondo alcuni invece avviene durante le guerre napoleoniche. E quindi definitivamente, secondo alcuni storici, l'Inghilterra diventa, dopo le guerre napoleoniche, dopo la vittoria su Napoleone Bonaparte, diventa la prima potenza al mondo. Facciamo un passo indietro. Napoleone è il primo grande eroe moderno, perché incarna sia il soldato, sia l'uomo forte, il monarca, sia incarna l'eroe rivoluzionario, quindi ingloba tutte le qualità che il popolo vorrebbe, e anche per questo ha un grandissimo successo in un grandissimo seguito. Allora, lui nasce nel 1769 in Corsica, entra molto giovane all'interno dell'esercito regio, ancora quando lui comincia la carriera militare ancora c'è la monarchia, e poi allo scoppio della rivoluzione francese lui si schiera con i rivoluzionari e fa carriera molto molto presto. Da questo punto di vista è fortunato da due colpi di fortuna. Uno, conosce il fratello di Robespierre e quindi diciamo che la strada è un po' più spianata. E un altro è un po' diverso, perché con lo scoppio della rivoluzione francese molti, e poi soprattutto col terrore, molti nobili scappano dalla Francia, se ne vanno, si spaventano di essere ghigliottinati, di aver sequestrato, che gli vengano sequestrati i beni, e quindi scappano dalla Francia. La nobiltà è l'ordine che più di tutti dava membri per la carriera militare, e quindi, visto che non c'era più nessuno, questo giovane militare comincia a fare carriera molto molto velocemente. Si distingue nel 1793 nell'assedio di Tolone. Tolone è una città della Francia nella quale c'è un'insurrezione di monarchici e di clericali, tutta una serie di persone che volevano riportare i Borbone sul trono di Francia, e lui si riesce a sedare la rivolta molto duramente, però con molta molta facilità. E dopo c'è la caduta di Robespierre, lui all'inizio viene incarcerato per poco tempo, ma poi, grazie alle solite amicizie, ma questa ne aveva tante, riesce ad uscire e addirittura diventa generale dopo il Termidoro. Termidoro l'abbiamo visto nella lezione precedente cosa vuol dire, inutile riprendere tutto perché sennò la lezione diventa molto molto lunga. Dopo, nel 1796, ha la sua grande occasione e se la gioca in maniera magnifica. Gli viene affidata la campagna d'Italia, e qui con la campagna d'Italia da generale diventa eroe. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Il direttorio era il governo dopo il Termidoro. Il direttorio è in crisi,
c'erano i pericoli all'interno, c'erano i giacobini che volevano tornare al potere e facevano un'insurrezione, c'erano i monarchici che volevano tornare al potere e facevano un'insurrezione, ma aveva anche dei problemi all'estero, le potenze estere, soprattutto l'Austria, si stava cominciando ad arrabbiare e quindi avevano ucciso il re e quindi stavano cominciando a organizzarsi per dare una lezione ai rivoltosi. E quindi il direttorio era fortemente in crisi. Per non soccombere, decide di attaccare. La migliore difesa è l'attacco. E quindi comincia dall'Italia. Perché dall'Italia? Perché nel continente il più grande nemico della Francia era l'Austria. Quindi io vado a colpire l'Italia, perché la Lombardia e il Veneto erano territori italiani, e quindi vado a togliere l'Italia, il nord Italia, all'Austria, così che per colpire il mio più grande nemico. I programmi erano questi, però nessuno avrebbe pensato che le cose fossero andate in quel modo. Napoleone sconfigge i Savoi in maniera molto molto semplice e in un paio di mesi entra vittorioso a Milano. È vero che è aiutato da una serie di gruppetti giacobini che già si erano formati in Italia, che speravano nell'aiuto dei francesi per cacciare i vecchi sovrani, quindi i principi oppure gli austriaci. Nasce qui l'idea di patria, l'idea di Italia unita, nasce durante il periodo napoleonico e quindi riesce in maniera magistrale a portare a termine la sua missione e conquista in pochi mesi grandissimi territori in Italia. Solo che infatti l'entusiasmo dei giacobini, tra cui anche Foscolo, che scrive lode a Bonaparte l'imperatore. Poi l'anno successivo, nel 1797, Napoleone non si comporta da liberatore, ma si comporta da conquistatore e c'è il famoso Trattato di Campoformio. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Foscolo, non so se ve lo ricordate, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Tutti i giacobini italiani avevano detto finalmente c'è uno che vuole l'Italia unita. In realtà Napoleone non gliene frega niente di questo. Col trattato di Campoformio regala Venezia all'Austria e dice sì, io te la do, te la regalo, però tu in cambio tutte le altre terre che io ho conquistato, non fare niente, non fare più guerra, ormai quelle sono mie, io in cambio ti regalo Venezia. Gli austriaci dicono, vabbè, tutto sommato ci sta bene. E quindi la delusione dei tantissimi giacobini italiani che avevano visto in Napoleone finalmente il liberatore. Nascono qui quelle che vengono definite in Italia le repubbliche sorelle. Nel 96 nasce la Repubblica Cispadana, che sarebbe indicativamente l'Emilia, poi l'anno successivo la Repubblica Ligure, la Repubblica Cisalpina, nel 98 la Repubblica Romana, il Papa viene cacciato. E come abbiamo già detto, sono i primi focolai che poi daranno l'idea e l'unità d'Italia. Ma questo poi ne parleremo. 1798 la situazione della Francia era sempre molto complicata, la situazione era nel caos, in più in quell'anno i giacobini vinsero le elezioni e quindi Napoleone era un personaggio scomodo perché ormai è diventato un vero e proprio eroe nazionale con la compagna d'Italia e poi fatto in quel modo. E quindi i membri del direttorio, che abbiamo già detto erano il governo, per togliersi dal mezzepiedi lo spediscono in Egitto. Avevano due idee, la prima era appunto toglierselo a mezzo piedi perché poteva diventare pericoloso, la seconda idea era quella di fare esattamente quello che si era fatto con l'Austria, cioè per colpire l'Austria si colpiscono i suoi possedimenti e quindi l'Italia, per colpire l'altra grande nemica della Francia che era l'Inghilterra si devono colpire i possedimenti inglesi e in questo caso l'Egitto, quindi l'Austria si colpisce l'Italia, l'Inghilterra si colpisce l'Egitto. L'Inghilterra era la prima potenza al mondo, abbiamo detto, e non voleva cambiamenti, perché se comando io non voglio che nessuno cerchi di cambiare la situazione, perché io ho solo da perdere. Anche qui in Egitto, Napoleone, l'Egitto formalmente faceva parte dell'impero ottomano, ma la gestivano gli inglesi.
Anche qui l'Egitto viene conquistato in pochissimo tempo, i turchi ottomani vengono sconfitti e lui conquista l'Egitto. Solo che lì c'è un problema, perché la flotta inglese trova le navi ormeggiate al largo di Aboukir, e le navi indifese praticamente quasi, e quindi distrugge la flotta. È una grandissima perdita, sia come immagine, ma soprattutto dal punto di vista economico. La Francia, sappiamo che era nel caos, ancora nel bel mezzo della rivoluzione, e quindi non era facile trovare soldi per fare un'altra flotta del genere. E la flotta inglese era capeggiata da Horatio Nelson, un ammiraglio inglese di grandissima, grandissima importanza. Mentre Napoleone era in Egitto, però i francesi vengono sconfitti in Europa e addirittura perdono Milano. A questo punto Napoleone decide di tornare. Decide di tornare e rompe l'indugio e ha detto vabbè basta, devo comandare io perché voi gli incapaci non stanno concludendo niente. Tornò in Francia il 18 Brumaio, che coincide al 9 novembre 1799. Vi ricordate che anche oggi Robespierre aveva cambiato i nomi, Frutti d'Oro, Brumaio, Termidoro, i nomi dei mesi. E quindi il Brumaio indicativamente è tra ottobre e novembre, e fa un vero e proprio colpo di Stato. Allora, il potere abbiamo detto che era nelle mani del direttorio, che era il governo, e poi c'erano le due camere, il Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500, che erano una sorta di Parlamento. E lui cosa fa? Fa sgombrare queste le camere, dice che c'è subito sventato un complotto monarchico, che vogliono tornare al potere e vogliono uccidere i membri del Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500. Quindi questi scappano in fretta e in furia, lui svuota le camere e dopo prende il potere. Prende il potere va a tre consoli, chiaramente all'interno di questo, diciamo, triumvirato, chiamiamolo così, e lui era quello che aveva più potere, Napoleone. E chiaramente cambia la Costituzione. Abbiamo detto che ogni volta che c'è un cambiamento, questo cambiamento deve essere messo nero su bianco, quindi deve essere scritto all'interno di una Costituzione. L'esecutivo, i poteri, diciamo, del governo, l'esecutivo del governo, vengono rafforzati e soprattutto vengono introdotti la figura dei prefetti. I prefetti rispondevano direttamente a Napoleone, dovevano controllare, diciamo, la Francia, dovevano governare la Francia. Per i mezzi tecnici di allora non era semplice governare un paese vasto come la Francia, e quindi io dovevo stare in fiducia di quelli che governavano al mio posto, e quindi c'era un rapporto strettissimo tra questi prefetti e lo stesso Napoleone. Di lì a poco chiaramente poi lui si fa nominare primo console. Con questo diciamo colpo di stato del 18 Brumaio Napoleone cerca di prendere tempo. Cosa voglio dire? La Francia era il problema della flotta, il problema dell'Inghilterra, il problema dell'Austria. Voleva pacificare un po' la situazione, andare piano piano per cercare di riorganizzarsi. E quindi le prime cose che fa dopo aver preso il potere, cerca di fare la pace con l'Inghilterra, firma una pace, gli restituisce l'Egitto e gli dice vabbè, avanti, io rimani tu. Lo stesso concetto che aveva fatto, che aveva messo in pratica con gli austriaci. Io ti faccio un regalo, tu in cambio però tutto quello che io ho preso, oltre a questo regalo, non cerchi di riprendere troppo. Quindi io ti regalo l'Egitto, però in cambio tu mi lasci stare tutto. E per un certo periodo di tempo questo accordo funzionò. Poi fa la pace anche col Papa nel 1801, una sorta di concordato. Napoleone nominava i vescovi, solo che poi l'ultima parola, l'avallo, diciamo, ufficiale, l'ultima parola spettava al Papa. E il Papa era, diciamo, contento di questo. Nel 1802 si fa nominare console a vita e ha la facoltà di scegliere addirittura l'erede, quindi già siamo vicini a una sorta di monarchia. Napoleone da qui in poi diciamo getta la spugna, tradisce gli ideali rivoluzionari e comincia a ragionare più come un monarca, quasi come la vecchia aristocrazia. E nel 1804 approva il codice napoleonico, che è una raccolta di leggi importantissima. Gran parte del diritto moderno si basa ancora oggi sul codice napoleonico.
Il codice napoleonico per la prima volta riconosce tutti gli uomini uguali dinanzi alla legge, non ci sono differenze per nascita, non ci sono differenze di privilegi, di ordine, di ceto, tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge. Una cosa del genere era stata fatta soltanto negli Stati Uniti d'America e basta. E poi una raccolta di legge del genere non era stata mai approvata. Appunto si aboliscono i privilegi, si aboliscono tutti i vincoli feudali, che già erano stati aboliti, però si confermano. C'è il divorzio. E il 2 dicembre del 1804 Napoleone fa un altro passettino in avanti verso il suo potere assoluto, diciamo così, e si fa nominare, incoronare imperatore. Solo che nelle vecchie incoronazioni dell'imperatore era il papa che prendeva la corona e la poneva nella testa dell'imperatore. In questo caso il papa la dà nelle mani di Napoleone e Napoleone lui stesso se la mette in testa. Può sembrare una stupidaggine, un atto simbolico, ma era importante perché non era il Papa che incorona l'imperatore, ma lui la prende dal Papa, ma è incoronato dal popolo francese. Quindi rispetto al passato è una rottura. A un certo punto nel 1805 però il periodo di pace finisce. Finisce sia perché Napoleone non aveva la benché minima intenzione di stare in pace per tanto tempo, lui voleva soltanto riorganizzarsi, calmarsi, riprendersi anche dal punto di vista economico e riprendere. In più in Inghilterra torna al potere William Pitt il giovane, che è un grandissimo nemico di Napoleone. Lui sempre dall'inizio l'aveva detto fermiamolo perché questo porta guai, fermiamolo perché porta guai. A un certo punto era stato tolto dal governo, non era più primo ministro e quindi in Inghilterra c'è un altro che firma la pace con Napoleone. Dopodiché lui torna di nuovo al potere. E quindi Napoleone che voleva la guerra, William Pitt che voleva la guerra, in più Napoleone fa un grosso errore, si mette a tocca il mare, nel senso tocca le colonie, vuole espandersi nelle colonie e quindi l'Inghilterra questo non lo poteva sopportare. Lo poteva sopportare e comincia un periodo di grandi guerre. Non faccio l'elenco di tutte le guerre di Napoleone, A perché non me li ricordo, B perché non serve assolutamente a niente, la storia non è un elenco di guerre. Tra quelle più importanti ne possiamo citare un paio. Allora, il problema è che nella terra, nel continente, Napoleone era imbattibile e quindi riuscì a battere tutte le coalizioni internazionali che l'Inghilterra faceva. Nel 1805 ad Austerlitz sconfigge l'Austria e la Prussia e nel 1806 a Jena sconfigge la Prussia. Nel continente era imbattibile. Il problema è che nei mari no, nei mari era imbattibile l'Inghilterra e quindi tra Austerlitz e Jena c'è la sconfitta di Trafalgar, è una sconfitta importantissima. Napoleone capisce che non avrebbe potuto battere l'Inghilterra perché il suo predominio nei mari era molto molto forte, molto molto grande e quindi doveva prima indebolirla e gli viene in mente un'idea, una sorta di embargo. Lui nel 1806 approva il blocco continentale. Cos'è il blocco continentale? Dice a tutti i territori, alla Francia chiaramente, a tutti i territori sottomessi, di non commerciare con l'Inghilterra, non comprare i prodotti inglesi, non far attraccare navi inglesi e quindi l'Inghilterra in questo modo, che era la prima potenza al mondo perché produceva tanto grazie alle macchine, alla rivoluzione industriale che abbiamo visto, e quindi se produco tanto io devo vendere tanto, se non vendo entro in crisi. E quindi lui avrebbe voluto, ha pensato di mettere in ginocchio l'Inghilterra tramite questo stratagemma. È vero che l'Inghilterra ne ha un grande contraccolpo, c'è il calo della produzione, dei fallimenti, disoccupazione, proteste, sì, però in linea di massima riesce a sopravvivere, non è al tracollo, perché ha le colonie. E gli effetti negativi del blocco continentale si avvertono anche in Europa, perché ad esempio la Russia, che non poteva commerciare con l'Inghilterra, non solo non poteva comprare, non poteva vendere i prodotti russi. E quindi il blocco continentale fu una manovra, un'arma a doppio taglio. Pensava Napoleone di mettere in ginocchio l'Inghilterra, invece le potenze sottomesse, le nazioni sottomesse dalla Francia si ribellarono.
si ribellò la Spagna, che di fatto mise in atto una sorta di guerriglia, la Spagna non fu mai veramente sottomessa alla Francia. Si ribellò il Papa, che poi appunto non voleva il blocco continentale e fu arrestato, si ribellò la Prussia, che insorse, e soprattutto si ribellò la Russia. Senza la Russia il blocco continentale non aveva senso, perché è una nazione vastissima, e quindi la Russia decise di non far parte più del blocco continentale. Nel frattempo, nel 1810, Napoleone, sempre per la sua mania di grandezza, sposò la figlia dell'imperatore d'Austria. Non solo lui era imperatore, ma sposò la figlia dell'imperatore. Quindi abbiamo l'erede virtuale, diciamo così, della rivoluzione, che sposa l'erede di Maria Antonietta, che era d'Austria Maria Antonietta. Quindi l'erede della rivoluzione sposa l'erede del vecchio regime. Napoleone, cosa voglio dire? Semplicemente che Napoleone ormai aveva completamente tradito gli ideali rivoluzionari, solo questo voglio dire. E quindi torniamo un po' indietro, un blocco continentale. La Russia non ne vuole far parte. Napoleone capisce che senza la Russia sarebbe stato il fallimento e quindi l'Inghilterra avrebbe avuto sempre il sopravvento. Doveva dare una lezione alla Russia. Questo è il senso. Napoleone doveva conquistare la Russia per gestire al meglio il blocco continentale e mettere in ginocchio l'Inghilterra e conquistare alla fine tutta Europa. È chiaro che era un progetto delirante, insomma, non poteva, la Francia era allo stremo, l'Inghilterra aveva le colonie, un immenso impero coloniale e la Russia era un paese vastissimo. Nel 1812 si mette in testa di conquistare la Russia e fa un esercito, forse il più grande esercito della storia dell'umanità fino a quel momento, quasi 700.000 uomini. E la Russia però fa, penso che lo sapete perché è una cosa famosissima, certo una tecnica militare un po' strana, non combatte in campo aperto, non c'è una battaglia vera e propria, anche perché non è strano, la Russia sapeva che avrebbe perso la battaglia vera e propria, e quindi indietreggiava, bruciava i campi e indietreggiava, fino alle porte di Mosca. Non ci furono praticamente scontri, se non qualche scaramuccia, diciamo così, ma scontri campali non ce ne furono. Napoleone arriva a Mosca, solo che Mosca, nel frattempo era arrivato l'inverno russo, sapete che è pesantissimo, Mosca era bruciata, i rifornimenti per 700.000 persone, dar da mangiare a 700.000 persone, era un'impresa impossibile in quelle condizioni. L'inverno, la terra bruciata, e quindi Napoleone capisce bene che si deve ritirare, altrimenti gli uomini sarebbero morti di fame. A quel punto la ritirata si trasformò in un tracollo. Scapparono in fretta e in furia, nel frattempo i soldati russi aspettavano i soldati francesi durante la ritirata e qui fu insomma una carneficina. E lo zar, nonostante Napoleone fosse arrivato a Mosca, non cercò mai l'accordo. Adesso dobbiamo chiuderla qui con Napoleone, perché è inutile cercare l'accordo, perché dopo 2 anni ce lo ritroviamo di nuovo qua. E quindi lo zar era convinto a combattere fino all'ultimo soldato. Comunque la campagna di Russia fu la fine per Napoleone, perché la ritirata fu un disastro, da 700.000 uomini ne tornarono 100.000. Le altre potenze capirono subito che era giunto il momento di dare il colpo di grazia. Ci fu un'altra coalizione, la sesta, e tutte le potenze capeggiate dall'Inghilterra, ma c'era anche l'Austria, c'era anche la Prussia, insorsero e sconfissero quel che rimaneva dell'esercito francese a Lipsia, in una sconfitta pesantissima. Napoleone era finito. Il 6 aprile del 1814 il Senato lo dichiara decaduto e gli inglesi, in maniera così quasi per prenderlo in giro, gli danno l'isola d'Elba e quindi sei regnante, sei quasi imperatore dell'isola d'Elba e lui se ne va lì.
viene chiamato al trono francese, viene restaurata la monarchia, subito tornano in Borbone ed era un discendente del re ghigliottinato Luigi XVIII, mancava il Luigi XVII, si dice che era un bambino che morì nelle galere della rivoluzione, non se ne è saputo più niente. È vero che durante la rivoluzione francese a un certo punto spuntava un personaggio bizzarro che diceva io sono Luigi XVII, ma i rivoluzionari lo facevano sparire immediatamente. Comunque tornano in Borbone e un nuovo sovrano con Luigi XVIII, solo che Luigi XVIII, nonostante capì che doveva essere moderato perché la situazione era ancora incandescente, creò del malcontento, il malcontento popolare, soprattutto le persone, i soldati erano in crisi perché non era finito il periodo di splendore delle conquiste e soprattutto il popolo temeva che sarebbero ritornati i diritti feudali, i tanto odiati diritti feudali, che poi in realtà non tornano, però loro non lo sapevano. E quindi l'1 marzo del 1815 Napoleone, sfruttando questo malcontento nei confronti del re, torna dall'isola d'Elba, riesce a tornare, ad arrivare a Parigi accolto in maniera festosa. Luigi XVIII subito torna, fa una serie di riforme più moderate, leva tutte quelle leggi che erano contro qualunque tipo di libertà, però ormai la situazione era del tutto compromessa. Lui sta al potere 100 giorni, dopodiché c'è la settima coalizione che sconfigge a Waterloo nuovamente pesantemente Napoleone, e questa volta lo vanno a spedire non sull'isola dell'isola d'Elba, che è vicinissimo all'Italia, ma nell'isola di Sant'Elena, che è nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. E poi il 5 maggio del 1821, data diventata famosissima anche per via del 5 maggio di Manzoni, Napoleone Bonaparte muore e si chiude un'epoca. La Francia da quel momento in poi non sarà più la prima potenza d'Europa o al mondo, si chiude una stagione. La stagione rivoluzionaria non si chiude perché poi lo vedremo nelle prossime puntate. Nell'Ottocento ci sono tutta una serie di rivolte, però hanno caratteristiche differenti. Vi ringrazio, vi ricordo che c'è il gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio, che potete per chiedere qualunque cosa, per commentare, io rispondo praticamente sempre. E più nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate dei brevissimi riassunti, 2-3 paginette di queste lezioni. Ancora non le ho inserite tutte, ma prima o dopo lo farò. E sono l'italiano, sono a buon punto, la storia sono un po' più indietro. Lo farò, lo farò. E poi l'ultima cosa, come al solito vi ricordo i miei romanzi. Questo è Il peso della verità ed è il primo romanzo della serie del commissario Battaglia. Nelle lezioni precedenti vi ho parlato di La maga e il talismano, che è il secondo. Questo, Il peso della verità, è il primo, è l'esordio di questo personaggio, il commissario Battaglia, che è il commissario dei miei libri gialli. Lo trovate ovunque, IBS, Amazon e via dicendo. Vi ringrazio, ciao a tutti!